Di qui al Palazzo Gallenga da Perugia per la seconda sessione del Festival di In Italy del Pomeridiana. Volevo prima di tutto salutare tutti i numerosi studenti che sono collegati sia del corso di laurea Amico ma anche delle scuole superiori e i professori. Volevo salutare i nostri ospiti che adesso presenterò, professoressa Elisabetta Moro e il professor Marino Niola. E prima di tutto mi presento io. Io mi chiamo Elisa Scione, sono un'antropologa culturale e insegno corsi di antropologia dell'alimentazione sia all'interno del corso Amico che in varie scuole di studi all'estero, soprattutto istituti statunitensi. E anche questa è una forma di turismo accademico in qualche modo, che purtroppo è fermo al momento, ma che ha molta voglia di riprendere. E l'alimentazione ovviamente è un grande motore trainante per il turismo, ma anche per lo studio accademico. Volevo presentare i nostri ospiti. Oggi parleremo con loro di uno dei libri, di una delle loro opere. Allora, Elisabetta Moro è professore associato di antropologia culturale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna molti corsi, tra cui antropologia culturale, tradizioni alimentari del Mediterraneo, turismo enogastronomico e mitologie contemporanee. È editorialista del Corriere della Sera, del Mattino e del settimanale svizzero Il Caffè della Domenica, per il quale cura anche la rubrica Oltre il Cibo. Ha scritto molte opere, tra cui Sirene, La seduzione dall'antichità ad oggi, La dieta mediterranea, Mito e storia di uno stile di vita, La santa e la sirena sul mito di fondazione di Napoli e ancora molti per arrivare ad altri scritti con Marino Niola, tra cui Il libro delle superstizioni, Andare per i luoghi della dieta mediterranea, che presenteremo oggi, e I segreti della dieta mediterranea, che è l'ultima opera che hanno scritto. Marino Niola è anche lui un antropologo della contemporaneità e insegna antropologia dei simboli, antropologia delle arti della performance e miti e riti della gastronomia contemporanea, sempre all'Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola Benincasa. Svolge anche attività di divulgazione su TV e Radio Rai, editorialista della Repubblica e sul venerdì di Repubblica cura la rubrica Miti d'oggi. Collabora con Le Nouvelle Observateur, Il Caffè di Locarno, Il Mattino di Napoli. È stato presidente del Teatro Stabile di Napoli dal 2008 al 2010 e nel 2015 con l'antropologa Elisabetta Moro e il Mad Eat Research ha rielaborato la tradizionale piramide universale della dieta mediterranea, allargandola alle pratiche sociali. Benvenuti e grazie di essere qui. Grazie, siamo molto lieti di questo invito e ringraziamo la professoressa Scione perché tiene insieme i fili appunto di tante opere che abbiamo scritto nel nome dell'antropologia, che è la materia che ci unisce. Sì, esatto. E trovo sempre che i vostri lavori sono anche una buona congiunzione tra lavoro accademico e divulgazione. E quindi sono molto contenta oggi di presentare un libro che appunto non so se si vede da quella telecamera, comunque si chiama Andare per i luoghi della dieta mediterranea, è edito dal Mulino. È un'edizione, è una collana particolare che si chiama Ritrovare l'Italia ed è una collana di itinerari d'autore tra storia e cultura. E, è un libro che non si può definire una guida di viaggio, ma che ha molto anche della passeggiata, che guida il lettore attraverso forse anche i vostri luoghi della memoria, i vostri luoghi affettivi, i luoghi in cui avete lavorato, ma anche vissuto. E traspare molto questo amore particolare per luoghi, cibi, architetture, profumi. Quindi è un vero e proprio invito al viaggio. Voi stessi a pagina 13 dite: è un viaggio in Italia alla ricerca di un sostrato culturale che sta sotto le nostre eccellenze, alimentari e non solo. E quindi, per quanto non sia una guida di viaggio, c'è una costruzione geografica che voi definite affettiva, gustativa, emotiva, proprio perché evocate una pluralità di luoghi e di passato e di presente anche. Una parola che mi ha colpito molto e che voi usate è la parola compresenza. Questa compresenza tra passato e presente che continuamente dialoga nell'architettura, nei beni culturali, ma anche nell'alimentazione come patrimonio culturale. Io ho anch'io riflettuto nei miei lavori su questa parola che poi evoca anche il filosofo Aldo Capitini, che essendo a Perugia vale la pena di ricordare l'idea che il valore, la creazione di valore dell'esistenza umana proprio è fatta anche dalla compresenza del passato e del presente, come esso dialoga, dell'umano ma anche del non umano. E questa bellezza e questa compresenza appare molto nel vostro libro perché
appunto si passa da un dolce a un'architettura a una santa, quindi c'è una mescolanza di suoni, di voci e di odori. L'antropologia spesso si è interrogata sul valore della compresenza nell'alimentazione, ad esempio, e anche solo attraverso i gesti del cucinare, ad esempio, o il mangiare certe ricette particolari, i vivi e i morti spesso dialogano tra di loro, e lo stesso atto culinario è un atto che si ripete attraverso le generazioni, con tutti i cambiamenti, e il vostro libro apre molto anche a cosa succede poi con la patrimonializzazione dei beni. Questo passato che voi evocate non è un passato fermo, univoco, ma è un passato che poi viene rielaborato nel presente, anche a fini turistici e anche a fini di patrimonializzazione. Per parlare proprio della struttura del libro, nella prima parte affrontate la dieta mediterranea e che cos'è, e negli altri capitoli ci portate, negli altri sei capitoli, in vari luoghi che questa dieta mediterranea l'hanno abbracciata, vissuta, promossa, e quindi ci sono diversi capitoli su, per esempio, Pompei e Napoli, su Sorrento, Amalfi e il Cilento, ci portate in Salento, in Basilicata, in Sicilia, per poi tornare a Venezia e Genova, in realtà ad aprirci al mondo. E leggere questo libro in questo momento di chiusure forzate è stato molto bello e mi ha invogliato molto a seguire le vostre tracce, quindi sappiate che ci sarà una persona con il vostro libro che seguirà anche all'inizio del libro, proprio c'è una mappa in cui elencate tutti i luoghi di cui poi parlate, e cercherò sicuramente appena possibile di seguirvi almeno parte di queste passeggiate. Subito prima di noi c'è stato un interessante dibattito sui cammini, sui pellegrinaggi, e in fondo l'antropologia sempre si è portata avanti varie teorie su che cosa sia il turismo e come cambi le culture, come cambi le persone, ma parte di queste teorie è che il turismo moderno è una sorta di pellegrinaggio laico contemporaneo. Ci sono tanti tipi di turismi, però le persone spesso nel viaggiare sono cambiate e cambiano i luoghi, quindi c'è una costante relazione dialettica tra il turista e il luogo che viene visitato. E quindi volevo chiedervi di parlare più approfonditamente di questo libro. Io ho preparato delle domande, ma sentiatevi liberi vedere voi come affrontare il discorso, però vorrei cominciare con una domanda di base: se ci potete parlare e descrivere la dieta mediterranea e che tipi di ricerche avete fatto su di essa per dare un inizio di contesto su cosa si intende per dieta mediterranea. Sì, comincio io, poi cedo volentieri la parola a Marino, perché sicuramente sui cammini e le flânerie ha qualcosa da dire. Potremmo dire che però questo libro è proprio l'esito di tante passeggiate mentali, culturali, fisiche, esperienziali che noi abbiamo fatto in giro per l'Italia. Possiamo dire che dieta mediterranea è tutta l'Italia, l'Umbria non è esclusa assolutamente. Fra l'altro noi siamo concittadini, perché siamo residenti a Castiglione del Lago e noi lì abbiamo un pezzo della nostra vita anche privata. Quindi assolutamente la dieta mediterranea è l'Italia è immersa nel Mediterraneo. Questo libro nasce da un evento particolare, che è il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio UNESCO nel 2010, era alla fine di novembre, e noi ci occupavamo in quel periodo di altri temi, di mitologia, di antropologia, di Don Giovanni, di seduzione, di sirene, insomma stavamo lavorando su altri temi, però questo riconoscimento ci colpì in particolare perché, forse ricorderete, la dieta mediterranea è stata riconosciuta nel 2010 dopo che era stata bocciata nel 2009 dall'UNESCO, con un grande sforzo intellettuale sia del nostro governo, del Ministero delle Politiche Agricole, ma anche di un sindaco, il sindaco pescatore, come purtroppo passato alla storia, perché Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, che è una città slow, era stato ucciso un paio di mesi prima di questo riconoscimento. Lui si era veramente molto prodigato e purtroppo è stato vittima di una delle tante terribili violenze che il nostro paese conosce,
e di cui non si viene mai a sapere poi l'artefice. Quindi lui era un nostro amico, noi stavamo lavorando con lui per valorizzare il territorio su altri temi e ci aveva sempre detto: occupatevi, vi prego, di dieta mediterranea, che è un grande tema, stiamo lavorando per il riconoscimento UNESCO. E infatti a lui è stato dedicato il riconoscimento dall'allora ministro Galan. Allora, davanti a questo dramma abbiamo reagito, abbiamo pensato che fosse un testimone da portare avanti e che ci volesse una ricerca. Pensavamo che nell'arco di un anno avremmo scoperto tutto sulla dieta mediterranea e avremmo chiuso la nostra ricerca. Invece sono 10 anni che questo mondo, appunto, questo patrimonio immenso, poetico, pieno di esperienze, di vite, di persone, di possibilità di scoprire veramente l'Italia, ci avvince, per cui non riusciamo più a uscire da questo tema che adoriamo, perché appunto riusciamo ad andare dall'infinitamente lontano, cioè per esempio, magari dopo ci torniamo, l'Italia di Parmenide, il grande filosofo greco, che è proprio vissuto nella patria della dieta mediterranea, ad arrivare però alle mode più incredibili del contemporaneo. Quindi è un filo rosso lungo che potremmo dire che è stato scoperto da degli americani, cioè Ansel e Margaret Keys, ai quali abbiamo dedicato molte pagine di questo libro, perché i luoghi della dieta mediterranea non possono escludere appunto Pollica, Pioppi, il paesino del Cilento, dove questi americani hanno vissuto 35 anni per scoprire dalla cultura popolare quali fossero i segreti della dieta mediterranea. E questo è anche l'atteggiamento antropologico, etnografico che questi grandi scienziati avevano, perché la loro idea era che se avevano ormai appurato che la dieta mediterranea fa bene, che mangiare olio, grano, cereali, vino e poi tante verdure, lo dico per chi volesse fare un ripasso, diciamo, delle regole generali, e poi i legumi 3 volte a settimana come minimo, e poi il pesce, e poi la carne bianca, e poi i formaggi, ma poi anche la carne rossa, però in piccole proporzioni durante la settimana, i dolci relativamente poco, ma soprattutto quella parte di dieta mediterranea che è fatta di comportamenti sociali, cioè mangiare insieme, la convivialità, cioè quella parte che ora ci manca immensamente. Non a caso siamo disposti a volte a commettere anche delle piccole infrazioni rispetto alle regole anti-Covid, perché pur di vedere qualcuno noi diciamo finiamo per organizzare un aperitivo, qualcosa. Ecco, tutto questo mostra che cosa? Che la dieta mediterranea è soprattutto questo, la convivialità, il vivere insieme, lo stare insieme, è il cucinare insieme. Noi appunto, lei lo rievocava, nel 2015 abbiamo rivisto la piramide aggiungendo dei comportamenti ai fatti più strettamente alimentari, perché la convivialità, il cucinare insieme, la trasmissione della tradizione, l'insegnare la dieta mediterranea a scuola come patrimonio culturale, non sprecare il cibo, sono tutte cose che sono dentro a questo patrimonio e noi studiandolo abbiamo veramente realizzato che è un sistema culturale, è un modo di vedere la vita, potremmo dire, usando un'espressione di Leopardi, che è un modo di abitare il mondo. Ecco, questo l'Italia lo conosce molto bene e lo può raccontare. Se vogliamo entrare anche negli altri capitoli del libro, per esempio, il secondo affronta il titolo è La memoria del cibo, da Pompei a Napoli, e parlate del cibo come rammemorazione collettiva e lo fate a partire dai quadri di Capodimonte fino a parlare dei presepi e di molto altro ancora. Volevo chiedervi se potete illustrarci alcuni di questi percorsi che avete fatto e perché li avete scelti. Sì, certo, con piacere. Intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare la professoressa Scione dell'invito. Allora, la memoria, il cibo e la memoria è un'endiade, in realtà è difficile separarli, perché il cibo credo che sia uno dei più potenti dispositivi di memoria che le culture umane abbiano inventato. Si ricorda sempre attraverso il cibo, anzi spesso è il contrario, noi abbiamo l'impressione di parlare e ricordare del cibo, in realtà è il cibo che parla di noi, che qualche volta siamo degli strumenti quasi inconsapevoli dei suoi esercizi di memoria, tant'è vero che ricordiamo proprio attraverso un profumo, un odore, un sapore, e tutto questo poi lega il cibo appunto
ad una mappa che è una mappa degli affetti e dei concetti nello stesso tempo, che ci dice qual è il nostro posto nel mondo, un posto che ovviamente cambia continuamente, perché proprio attraverso la memoria gastronomica, i cosiddetti piatti della memoria, noi capiamo qualcosa di più profondo anche sulla cultura, che per gli antropologi è un concetto chiave, no? Su cui ci esercitiamo continuamente. In realtà proprio attraverso il cibo noi ci rendiamo conto di una cosa. Si dice che la cultura sia un testo che si scrive, qualche antropologo americano lo ha detto. In realtà io credo che la cultura sia molto di più, la cultura, la storia, siano dei, più che dei testi, siano dei palinsesti, dove cioè si riscrive continuamente. Quello che conta non è tanto la scrittura, la prima scrittura, ma sono le riscritture, e ogni volta attraverso il cibo, attraverso le trasformazioni del gusto, attraverso le trasformazioni del nostro stesso ricordo, perché il nostro ricordo del cibo non è quel cibo, ma è quello che nel frattempo il lavoro della memoria ha fatto del cibo, ha fatto di noi e del rapporto che ci lega agli altri. Ecco, tutto questo io credo che ci aiuti a entrare poi in questo meccanismo mnestico. Non è un caso che le culture ricordino se stesse, si identifichino attraverso il cibo e sempre attraverso il cibo si differenzino dalle altre. Le grandi pratiche di distinzione, prima fra gli individui, ma soprattutto fra i gruppi, le società, le culture avvengono attraverso il cibo. Non è un caso che gli italiani sono stati e in parte sono ancora identificati con il loro cibo totemico, la pasta, e che nello stesso tempo però la pasta è un cibo che è vero che viene ricordato in ogni luogo, ciascuno ricorda la sua. Il Mediterraneo, poi soprattutto il Mediterraneo italiano, è un luogo di paste che però identifica e differenzia nello stesso tempo. Pensiamo, e fra un po' mi fermo perché non voglio sforare la mia parte, pensiamo che la pasta, che è considerata una specie di logo identitario del mangiare italiano e anche della memoria italiana, se la guardiamo da lontano ci sembra una categoria unitaria, più ci avviciniamo più la pasta perde unitarietà e si polverizza in una miriade di specialità locali, di tipicità, come si dice di solito, non so, dai pizzoccheri valtellinesi alle orecchiette pugliesi, agli anelletti siciliani, alla fregola sarda. Allora possiamo dire gli umbricelli, naturalmente, gli stringozzi, no? Si chiamano così. E allora si può dire che se i maccheroni fanno effettivamente l'Italia, però noi ancora non sappiamo veramente di che pasta siamo fatti noi italiani. E anche questo contribuisce proprio alla scrittura della memoria, perché questo cambiamento, queste differenze alimentano una mitologia e un racconto di sé che poi rappresenta e costituisce una delle grandi ricchezze del nostro paese. Grazie mille. A un certo punto, a pagina 78, leggiamo: noi per passione e per formazione preferiamo inseguire piste sincretiche, esplorare panorami culturali complessi. E questi panorami complessi ce li fate vedere anche viaggiando attraverso, per esempio, il Salento o il Cilento. Ci potete dare uno o due esempi di cose che i lettori possono trovare nel vostro libro a proposito di questi panorami complessi? Cilento. Sì, sicuramente. Magari io faccio il Cilento e tu fai il Salento. Perfetto, va bene. Che sono due patrie culturali bellissime e che fino a pochi anni fa venivano totalmente confuse dagli italiani, questo va detto a onor del vero, venivano scambiati questi nomi, invece sono due luoghi profondamente diversi, nello stesso tempo profondamente mediterranei. Il Cilento è diventato celeberrimo perché nel caso della dieta mediterranea è la comunità emblematica riconosciuta dall'UNESCO come il luogo dove la dieta mediterranea è preservata nel migliore dei modi possibili. Questo non significa che fuori dal Cilento non ci sia la dieta mediterranea, in Salento per esempio c'è, in Umbria c'è, però ovviamente l'UNESCO riconosce ad alcune comunità una sorta di, così, di testimonianza particolare. E il Cilento diventa questa patria della dieta mediterranea proprio grazie all'ospitalità che offre ad Ansel e Margaret Keys, i due scopritori della dieta mediterranea, che arrivano qui negli anni 60. Io dico qui perché noi ci troviamo proprio in questo momento in Cilento, nel comune di Pollica, e siamo appunto qui per ripararci da questa pandemia e per riflettere sulle cose di cui stiamo parlando ora.
Ecco, loro scoprono che in questa terra che sembrava un po' fuori dal progresso, perché il boom economico negli anni 60 stava cominciando a stravolgere l'Italia, la grande distribuzione stava cominciando a cambiare moltissimo l'alimentazione degli italiani, ma anche il grande mito della ricchezza stava cambiando le abitudini degli italiani verso uno stile di vita che sappiamo ormai chiaramente è diventato insostenibile sia per la nostra salute che per il territorio. Loro negli anni 60 vanno controcorrente, cioè scoprono che in questa terra c'è un modo di vivere ecocompatibile, c'è un modo di vivere socialmente molto intelligente e cominciano a pensare che qui forse ci siano le radici di un segreto di una civiltà antica, appunto quella del Mediterraneo. Costruiscono una casa qui e cominciano a esplorare il territorio. Io dico sempre che dalla loro casa, che si trova in una piccola frazione che si chiama Pioppi sul mare, vedono i resti dell'area archeologica di Velia, che è una piccola pestum, diciamo, è una piccola area archeologica dove è vissuto nel VI secolo a.C. Parmenide, che per questi due scienziati diventa anche un'ispirazione, perché Parmenide è l'uomo che non solo ha inventato quell'espressione filosofica sulla quale noi tutti ci siamo rotti la testa al primo anno di filosofia, cioè l'essere è, il non essere non è, che è sembra una cosa semplice, in realtà è una cosa complessissima che mette in relazione l'uomo con la natura e con l'esistenza. Ecco, questi due scienziati americani avevano l'intelligenza di tenere insieme l'America più progressiva, che stava diventando ipermoderna, quella di Minneapolis, dove loro vivevano al 30° piano di un grattacielo, e la vita popolare invece di questo villaggio che si affacciava appunto sulle rovine di Elea, di Velia, per i greci si chiamava Elea, non a caso questa scuola filosofica di Parmenide si chiamava la scuola eleatica, e Parmenide era anche un medico. E qui viene fuori la grande congiunzione, cioè la filosofia antica era anche una cura della vita, era un modo di vivere, tant'è vero che i Keys tirano fuori anche un'etimologia di dieta, dieta mediterranea, loro inventano questa espressione dieta mediterranea, e dieta è proprio lo stile di vita, ma per i greci era anche la dimora, la casa, la ricerca, l'armonia, quindi era un concetto complessissimo, non era perdere 7 kg in 7 giorni, non era l'idea attuale del cibo, era proprio il vivere attraverso il cibo. Tant'è vero che la grande frase che veniva continuamente ripetuta in questi territori è una frase ippocratica, appunto detta dal grande medico Ippocrate di Cos, che nel IV secolo, quindi due secoli dopo Parmenide, dice: fai che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo. Quindi in realtà c'è proprio quest'idea di una salute della persona e della società che viene da un modo di vivere equilibrato, sostenibile, pieno di piaceri però anche. E i Keys vengono a scoprire anche questi piaceri e non a caso questo è un territorio che cerca di fare di necessità virtù, non è un territorio iperricco, è un luogo dove si coltivano molti ortaggi, c'è la pesca, ovviamente una pesca ancora a volte tradizionalissima come la pesca di Menaika, che è una pesca che rispetta i pesci piccoli, per cui ha delle trame un po' più grandi per raccogliere solamente il pesce azzurro più grande, in modo da non depauperare il mare, e nello stesso tempo con due alici o fritte o salate o imbuttunate, come si chiamano qui, cioè farcite di uovo e caprino, sono capaci di fare 1000 piatti diversi. Allora questa è proprio la cultura che i Keys vengono a scoprire e che ancora oggi il turista viene a scoprire, perché come diceva la professoressa Scione, con il nostro libro sono andati molti nei ristoranti a dire: noi vogliamo mangiare questo, perché noi in questo libro non mettiamo nessuna ricetta, mettiamo solo racconti del cibo, mentre nei segreti della dieta mediterranea ci siamo spinti anche verso le ricette che sono in fondo la storia non scritta dell'umanità. E quindi abbiamo cercato di aggiungere ulteriori informazioni, racconto sul cibo. Però ecco, il Cilento è questa cosa qui, è un luogo dove si è preservata una cultura millenaria e dove i Keys a un certo punto dicono, nei loro libri che diventano dei best seller negli Stati Uniti, dicono: com'è bello cenare
d'estate e immaginare che qui è passato Ulisse. Questo è un modo di fare storytelling, come si dice oggi, ma una volta si chiamava semplicemente narrazione o mitologia, cioè racconti elevati che fanno sognare e che sono la cosa attraverso la quale l'Italia si può raccontare al mondo. Passiamo al Salento invece. Ecco, il Cilento è un transito da nord a sud. E il Salento invece è una sorta di diagonale. È una diagonale che unisce l'Oriente all'Occidente. È uno di quei luoghi dove l'Italia letteralmente si orienta, cioè guarda verso est, verso il Levante. E infatti il Salento questo lo porta dentro. E poi ha un'altra caratteristica, il Salento, che è un Finisterre. Un Finisterre perché è il luogo dove lo stivale finisce letteralmente. Il tacco dello stivale finisce a Santa Maria di Leuca, che non a caso si chiamava Santa Maria dei Fini d'Usterre, e dove si ha l'impressione di una storia rarefatta, quasi metafisica, di qualcosa di remoto che pure ci riguarda, perché in realtà poi a dispetto del racconto che ha sempre messo il Salento in una specie di dimensione remota e passata, è sempre stato attraversato, è stato un luogo di transiti. Pensiamo semplicemente all'eredità greca o greca, come si dice in Salento, bizantina, alle rotte, ecco, se il Cilento è lungo la rotta delle sirene, il Salento è la rotta di Medea. Non a caso ancora oggi le anziane donne salentine raccontano una storia di Medea che scappando perché è inseguita da Giasone o Giasone come preferite, perché ha fatto a pezzi i figli, semina i pezzi dei figli più o meno al largo di Santa Maria di Leuca. E tutto questo rimane nella memoria del luogo, nella lingua e nel cibo, nella gastronomia. Tant'è vero che la gastronomia salentina ci ha sempre interessato molto per ragioni varie, affettive, alcune che riguardano anche la mia biografia. Io ho vissuto 7 anni in Salento, quindi mi considero in parte salentino. Ho anche studiato all'Università di Lecce, lì ho incontrato i miei maestri come Michele Rago, Antonino Colaianni, Valerio Valeri, e quindi è un luogo a cui sono rimasto legatissimo, molto prima che il Salento diventasse celebre per la notte della Taranta. Quando io ero studente di tarantismo neanche si parlava, anzi c'era una sorta di silenzio pieno di pudore e anche di imbarazzo nei confronti di questa che allora veniva ancora considerata una manifestazione di un mancato sviluppo, no? Ancora in un'ottica de martiniana. Ernesto De Martino, l'antropologo che studiò il tarantismo in Salento e scrisse uno dei libri chiave dell'antropologia italiana, La terra del rimorso, lo vedeva così. Poi invece oggi curiosamente il tarantismo è diventato una delle chiavi dello sviluppo territoriale, anche del marketing territoriale, della narrazione del Salento. Addirittura anni fa, ve lo ricorderete, in una delle cartoline della regione Puglia, l'allora presidente Nichi Vendola scelse proprio la tarantola, il ragno, come emblema della regione, esattamente come succedeva nell'Europa del Cinquecento, dove la tarantola era il simbolo della Puglia. Allora, quindi Salento è ricchissimo e anche la sua cucina poi racconta tutto questo, la sua cucina assolutamente mediterranea, però mediterranea in un modo diverso da quella in cui lo è la cucina della costa occidentale italiana, perché la cucina salentina è piena di umori orientali, di umori greci, di umori bizantini. Non a caso laddove sulla costa occidentale domina l'aglio, sulla costa orientale domina la cipolla, invece i sapori dolci della cipolla che ricordano la dolcezza di certi tramonti di Otranto, dove la luna sembra già una mezzaluna, con tutto quello che questo può significare. Quindi ecco, questo per raccontare in 2 minuti, perché non voglio sforare, però una terra complessa come il Salento, complessa e fascinosa nella sua lingua, nella sua toponomastica, nei suoi cibi, perfino nella tassonomia delle sue erbe che sono sterminate, incredibili, dove tutto è commestibile, dagli zancuni alle paparine agli sponsali. Potrei fare una lunghissima tassonomia quasi levistrossiana, però ovviamente per ragioni di tempo mi fermo e ripasso la parola alla professoressa Scione.
Grazie mille. Confermo che il vostro libro è pieno di delizie. Io mi sono fatta una lunghissima lista, ho cercato su Google tutte quelle cose che non conoscevo, i luoghi che voglio andare a visitare, pasticcerie meravigliose, ristoranti, quindi mette veramente l'acquolina. E tornando a quello che diceva adesso sul Salento, ci sono anche delle riflessioni antropologiche nel libro sui cambiamenti dettati dalla patrimonializzazione. L'antropologia ha sempre avuto uno sguardo critico a volte anche su come poi cambiano i fenomeni culturali e sociali quando entrano nell'ottica della patrimonializzazione. E spostandoci invece in Sicilia, voi parlate ad esempio della pesca, della mattanza dei tonni a Favignana. E mi sono riportato una piccola citazione perché è molto importante, penso anche per gli studenti, leggerlo per capire come cambiano poi di segno e di significato certe pratiche. Quindi la tradizione, la mattanza dei tonni non esiste più adesso, però voi dite viene ancora raccontata e messa in scena per i turisti. Infatti dite che quando una istituzione secolare viene meno, non si limita a sparire, ma lascia nella società e nell'immaginario un calco vuoto che viene immancabilmente riempito di nuovi contenuti. E così è successo alla mattanza, che si è trasformata da sistema produttivo in patrimonio identitario, da vocazione sociale in tradizione popolare. E credo questo aspetto sia molto importante per ragionare in maniera più complessa sui cambiamenti anche dei beni sociali, dei beni culturali e dei beni artistici. E volevo chiedervi se potevate dirci di nuovo un'altra piccola cosa sulla Sicilia, ovviamente potremmo stare a parlare un'altra ora solo di questo, ma per darci un assaggio di cosa possiamo trovare nel capitolo sulla Sicilia. Sì, nel caso della Sicilia abbiamo scelto quel caso particolare della mattanza perché ovviamente è un rapporto tra uomo e territorio molto difficile, anche a volte da digerire oggi, perché ovviamente un certo spirito ecologista contemporaneo davanti ad una mattanza probabilmente chiederebbe l'embargo di quel rito e di quella che i siciliani chiamano caccia, non chiamano pesca, perché è una vera e propria caccia con uno spargimento di sangue che è anche molto terribile da vedere. Allora da una parte ecco, il conflitto che tutti noi abbiamo con le tradizioni è un po' fatto di questo. Da una parte temiamo di perderle, dall'altra parte alcune tradizioni vorremmo che non fossero mai esistite perché magari ci sconvolgono, come succede per esempio nel caso della corrida. La corrida in Spagna ha lo stesso problema, potremmo dire, della mattanza, nel senso che lo spargimento di sangue, che nel caso della corrida è ovviamente un gioco, un agone, non è a fini alimentari naturalmente, però ovviamente suscita in noi anche dei problemi. Allora noi antropologi secondo me siamo chiamati a ragionare con grande apertura mentale davanti a questi fenomeni, perché da una parte rischiamo di cadere dentro la nostalgia di cose che non esistono più e che in realtà però sono rimaste tramate dentro la nostra contemporaneità, per cui rimangono per esempio nella grande cultura del tonno che c'è nella cucina, che è un modo, se volete, più, come dire, semplice e meno un po' edulcorato, perché non vediamo la morte dei tonni ma ne vediamo, diciamo, la bontà nei nostri piatti, e la ricchezza della cultura culinaria siciliana in fatto di tonno è straordinaria. E quando si va nei mercati di Palermo per esempio, a Ballarò, alla Vucciria, e si vedono ancora, o al Capo, a noi è capitato di andare con un collega antropologo Ignazio Buttitta a comprare il tonno, i tranci di tonno per poi cuocerli con la sua famiglia a casa, è un'esperienza estetica bellissima. Quindi qualcosa rimane dentro ovviamente un'etica e un'estetica più contemporanea, e nello stesso tempo questi fenomeni noi dobbiamo cercare di non cancellarli, e uso apposta questa parola perché in questo momento la cancel culture, cioè questa tendenza a voler dimenticare e cancellare tutto quello che ci sembra scorretto nella contemporaneità, rischia anche di mandare in fumo una memoria che va conservata per quello che era. Cioè in fondo quello era un modo di pescare, la mattanza, che aveva delle regole, un calendario, coinvolgeva tutti, non era uno sperpero di natura, ma era una, diciamo, uno scontro, potremmo dire quasi leale, tra uomo e natura. Forse all'epoca non veniva visto così dai pescatori siciliani, perché ovviamente noi ci mettiamo un surplus di cultura e di sensibilità che viene dalla nostra contemporaneità.
Quindi un antropologo deve sempre tener conto che il tempo cambia, le sensibilità cambiano, non tutto si perde, non bisogna piangere per quello che non c'è più, perché sempre si ritrama dentro la storia. Secondo me l'errore più grave sarebbe non voler più vedere quello che siamo stati. È meglio saperlo anche quando siamo stati in contraddizione con noi stessi e cercare di valorizzarlo. Ovviamente il turista che arriva lì e che vede una simulazione di mattanza o vede dei bei documentari, per esempio sono dei documentari favolosi, ha un po' il sentore di quello che era vivere in quel contesto, e io credo che tutto sommato tutto questo sia positivo per una memoria, per un racconto del territorio. Non dobbiamo aver paura di osare nel raccontare appunto anche le contraddizioni, anche quando purtroppo le scene possono essere terribili, come capita spesso agli antropologi che in tutte le parti del mondo hanno assistito a rituali anche forti, anche appunto sanguinari, difficili da digerire, però dentro c'è una ragione per cui quella società faceva quel rito. Ecco, la mattanza ha una grande tradizione che sta dentro anche le voci, i canti, i suoni di quel rituale, che vale la pena di ricordare e di raccontare a chi vuole conoscere una terra come la Sicilia. Grazie mille. L'ultimo capitolo è anche molto interessante perché parla di Genova e Venezia, quindi si risale su e quindi apre il Mediterraneo e in realtà tutto il mondo. E è molto interessante, non solo in questa parte, ma sfatate il mito dell'autoctonia. E volevo chiedervi se potete dirci qualcosa di più su questo aspetto. Perché non esiste la dieta mediterranea senza l'altro? Certo, si può dire che i capisaldi della dieta mediterranea, in realtà quei piatti che poi rendono gli italiani, tutti gli italiani in un modo o nell'altro orgogliosi della loro gastronomia, siano piatti stranieri in realtà, a cominciare dagli elementi base, quelli che oggi identificano la cucina italiana nel mondo. Pensiamo al pomodoro, la pasta. Il pomodoro sappiamo benissimo che è uno straniero che viene dall'America e per alcuni secoli non è stato neanche considerato un cibo, è una specie di immigrato clandestino, e prima di essere ammesso alla tavola, quindi prima di essere integrato nel nostro sistema alimentare, ha dovuto aspettare oltre due secoli. E così è per tutti gli elementi base della dieta mediterranea. I peperoni, le patate, perfino i fagioli. Il faseolus dei romani non era il fagiolo che mangiamo noi, che invece viene dalle Ande, le melanzane vengono dall'Asia, le arance non a caso si chiamano portogalli anche in molte parti d'Italia, anche in Grecia si chiamano portocalos, in Arabia si chiamano così perché furono i portoghesi a riportarli in Europa dalle loro colonie indiane, da Goa e dalle altre colonie indiane. Ma pensiamo anche a dei piatti che sono proprio la gloria della cucina italiana, la cosiddetta scapece, che si trova in tutte le cucine meridionali. In realtà è un piatto catalano che si chiama con un nome iskbex, di origine arabo-persiana. Il cacciucco la stessa cosa, è una parola di origine turca che però identifica la zuppa di pesce più identitaria che abbia l'Italia. Quindi tutto quello che ci caratterizza è straniero, ma perché la cucina, anche la cucina più autoctona, ha sempre dentro la traccia dell'altro. E da questo punto di vista il Mediterraneo è un punto di osservazione perfetto, perché è un mare di scambi fra le due sponde. C'è sempre stato un'onda di andata e un'onda di ritorno che ha portato e riportato di tutto, dai cibi agli utensili, pensiamo appunto alle ceramiche, ai vasi di Samo o a quelli di Pantelleria, ai vini, a tutti, il baccalà, ecco il baccalà per esempio, che è la specialità, una delle grandi specialità della nostra cucina, della cucina mediterranea. In realtà viene dall'Europa del Nord, come sappiamo, e a portarne la notizia sono i veneziani. Il primo a vedere il baccalà è un capitano da mar della Serenissima, Pietro Querini, che vede questa specie di stracci appesi, stracci secchi, che in realtà sono dei merluzzi stessi ad asciugare, torna a Venezia e lo riferisce al Maggior Consiglio. In poco tempo questo cibo
viene preso in considerazione e poi diventa un cibo di grande discussione con il Concilio di Trento, quando il Concilio sta ridiscutendo la disciplina dei digiuni e delle astinenze. E un cardinale, un padre conciliare, e mi fermo qui, che si chiama Olao Magno, ma il cui vero nome è Olaf Manson, veniva proprio dalle isole Lofoten, dove si produce il baccalà, scrive un libro dove dice che il baccalà è il piatto perfetto per i giorni di astinenza, perché permette di conciliare il gusto e l'osservanza religiosa, quindi il libro giusto al momento giusto, e tutto questo ha sempre a che fare o con Venezia o con Genova. Ma tu hai forse sì, aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che il baccalà è proprio l'esempio di un pesce, no? Che secco, che arriva da un'altra cultura, anche della conservazione, e poi però diventa così autoctono che in qualunque paesino d'Italia c'è una ricetta del baccalà. E oltretutto l'Italia, che sembra così marina e marittima, in realtà ha tutta una cucina senza pesce in buona parte della sua spina dorsale, quella che veniva chiamata da Manlio Rossi Doria l'osso d'Italia, no? L'Appennino, perché in realtà la comunicazione tra la costa e l'interno non è mai stata velocissima, e quindi in realtà il baccalà è il pesce forse più mangiato dagli italiani, sì. e però è quello più importato. Questo è proprio il segno che, come diciamo noi nel libro, in realtà molti cibi non ha importanza dove sono nati, non è il certificato di nascita che conta, ma è il certificato di adozione, è qui che c'è appunto l'adozione culturale, quella che conta. E posso aggiungere una cosa sul baccalà? In una città io sono napoletano, in una città di mare come Napoli, che è abituata al pesce fresco, però c'è un modo di dire popolare che dice: un baccalà è meglio del pesce, letteralmente il baccalà è migliore del pesce, e questo la dice tutto. Saporitissimo. Bene, grazie mille. Questa è una delle mie parti preferite dell'antropologia dell'alimentazione, che insegna sempre alla convivenza e all'altro, e spesso uso nelle mie lezioni un'immagine che usava Massimo Montanari sul quando cerchiamo una radice di qualcosa, la radice non è una carota che ci punta solo in una direzione, ma ci porta da tante altre parti e ci insegna proprio questo aspetto sincretico. Volevo chiudere con chiedendovi una vostra considerazione, un vostro consiglio per i nostri studenti. Questo corso forma delle professionalità trasversali tra scienze del turismo e scienze gastronomiche. Io credo che il vostro libro, come il vostro lavoro, sia un ottimo esempio anche del ruolo che può avere l'antropologia e la storia in questa professione, in questo lavoro. Volevo chiedervi un consiglio per i nostri studenti che si troveranno a lavorare in questo ambito nei prossimi anni. Dunque, il mio consiglio è non avere paura di mescolare tutte le conoscenze che riuscite a raggiungere, nel senso che è tutto da scrivere, è tutto da raccontare, quindi ci bisogna mettere insieme la ricerca storica, la ricerca antropologica, la passione per la lingua, soprattutto l'italiano, ma anche se si scrive in altre lingue, per le altre lingue. Ci vuole una passione anche per il destinatario di quello che voi dovete raccontare o proporre, e capire che le altre culture hanno bisogno di essere portate un po' per mano. Noi italiani, essendo molto etnocentrici e quindi molto appassionati, identitari, pensiamo che tutti capiscano quello che noi già condividiamo, invece la cultura va assolutamente raccontata, e per raccontarla bene non basta solamente appunto studiare, cosa indispensabile, studiare i libri di testo, eccetera, eccetera, ma bisogna anche avere una passione per il racconto, che passa attraverso la lettura dei romanzi, la poesia, la pittura. Noi in questo libro abbiamo notato proprio questo, cioè l'abbiamo voluto raccontare a 360 gradi questo patrimonio, perché noi non abbiamo imparato solamente dai libri di geografia, di antropologia, di storia, quello che sappiamo sul patrimonio alimentare, perché il patrimonio alimentare è una specie di storia diffusa, microfisica, che sta dentro le pieghe della storia, e bisogna andarla a scovare da tutte le parti. Per questo abbiamo anche molto utilizzato la pittura e l'arte, perché sono una testimonianza straordinaria, il mito, il racconto, le fiabe, gli aneddoti, tutto contribuisce. Quindi chi vuole fare, secondo noi, una narrazione bella, che veramente
attragga gli altri, faccia capire il grande patrimonio che abbiamo, deve mettere in campo tutto quello che sa e che può, dalla musica alla pittura alla poesia. E io aggiungerei questo agli esempi che ha fatto Elisabetta e che condivido tutti ovviamente, anche oggi le immagini in movimento, il cinema, le grandi testimonianze cinematografiche. Vi faccio un solo esempio: quando un grande regista come Martin Scorsese ha voluto raccontare profondamente se stesso, ha voluto dirci che ha fatto un bellissimo cookbook, come si dice, cinematografico, che si chiama Italian American. Cosa ha fatto? Ha piazzato la macchina da presa nella casa dei suoi genitori, ha fatto parlare suo padre e sua madre seduti su un divano, li ha fatti anche litigare mentre raccontavano la loro storia, e mentre avveniva tutto questo, la mamma di Scorsese, Catherine, preparava le polpette al ragù, le polpette al sugo, e alla fine il documentario finisce con loro che mangiano, con loro che mangiano. E quando fu presentato questo film al New York Film Festival, fra i titoli di coda scorreva anche la ricetta fu salutata da una standing ovation, non solo degli italoamericani, ma di tutti gli altri che erano commossi perché avevano colto appunto il linguaggio dei sentimenti, le intermittenze del cuore che ci sono dietro questo. Quindi quello che io dico agli studenti: imparate a raccontare voi stessi attraverso il cibo, diventate trasparenti in un certo senso e vedrete che affiora un grande racconto di voi, del vostro luogo, del vostro paese, che sia l'Italia o che sia un altro, attraverso quello che caratterizza gli umani. Perché gli umani non si limitano a nutrirsi, come tutte le altre specie animali, ma mangiano, e su questo atto così naturale, così carnale, hanno costruito una grande cultura. Grazie mille. Volevo chiudere, io ho già raccolto alcune riflessioni di tre studentesse che hanno lavorato un po' con me sul vostro testo, però apro ovviamente a tutti gli studenti che da casa volessero fare altre domande. E allora vi leggo di seguito brevemente alcune osservazioni, ad esempio di Anna Fagiolo, che dice: leggendo il vostro libro mi sono rimaste particolarmente impresse le due frasi: laddove i greci parlano di vita, noi riduciamo tutto al giro vita. E poi anche: così dall'antico dietare siamo passati al dietarsi, che somiglia fin troppo al vietarsi. Lei dice però abbiamo un ossimoro, perché se vediamo i dati dell'Istat, notiamo che un minore su quattro risulta essere in sovrappeso, e tra gli adulti con età superiore ai 18 anni la percentuale aumenta fino al 46% della popolazione. E quindi lei chiede: le persone riusciranno a capire, a unire il mangiar bene con l'aspetto della salute? E credete che le prossime generazioni saranno più attente alle loro abitudini alimentari e assisteranno a un benessere psicofisico maggiore? Magari rispondo io a questa domanda. Ovviamente non è facile fare pronostici, però sta cambiando qualcosa. Da un lato abbiamo capito che una dietologia che vieta i piaceri e che propone astinenza per 15 giorni, e poi ovviamente le persone abbandonano questi regimi troppo restrittivi per sbracarsi, non porta nessun beneficio. In realtà porta molto più beneficio seguire la dieta mediterranea tutta la vita, ma tutta la vita nel senso con i pranzi della domenica, dove si eccede, si mangia di tutto, concedendosi i piaceri, riducendo magari un po' le porzioni perché non facciamo più una vita iperattiva, ma conservando i grandi saperi della cultura gastronomica. Cioè, la questione non è diventare tutti dei bravissimi asceti che vivono di una foglia di insalata e di mezzo cucchiaino di olio, perché è una sciocchezza. La storia dell'umanità ci racconta che da millenni questo modo di mangiare, che era fatto anche di grandi abbuffate ogni tanto e anche di piccole restrizioni ogni tanto, ha portato un grande benessere, una longevità che è impressionante e che nessun farmaco potrà mai dare. Quindi io penso che ora che si è cominciato a vedere che certi regimi alimentari non servono a nulla, si è cominciato a parlare di dieta mediterranea anche grazie all'UNESCO che ci ha detto avete un grande patrimonio, le persone stanno cominciando a leggere letteratura vera su questi temi, c'è una nuova sensibilità. E poi ci sono i millennials che hanno a cuore la natura. Sappiamo che Fridays for Future ha veramente mobilitato una generazione intera,
che vuole un rapporto con il cibo che rispetti anche il pianeta, e in questo caso la dieta mediterranea arriva perfettamente a questo scopo, perché ce l'ha già nel suo DNA. Per cui se noi riusciamo a tenere insieme questi fili, molto probabilmente riusciremo anche a salvare il pianeta attraverso una sana alimentazione, che però, lo ribadisco, deve passare attraverso il piacere. Il piacere, mi ha detto una volta un grande studioso di dieta mediterranea, il professor Jeremiah Stamler, che abbiamo messo nel nostro museo virtuale della dieta mediterranea, una testimonianza bellissima, consiglio di andarla a vedere, è online, museo virtuale di dieta mediterranea. Jeremiah Stamler ha detto: è una grande acquisizione della civiltà umana il piacere del cibo, non va mai dimenticato, non va mai messo da parte. Solo attraverso questo piacere, che significa benessere della mente, della persona, della psiche, dell'umore, del cuore, si può veramente avere un rapporto sano ed equilibrato con anche il cibo. Grazie mille. E anche Eleonora Rusin si chiede, dice: l'importanza della dieta mediterranea è assolutamente reale e ampiamente dimostrata. Non sarebbe il caso di attribuire maggiore importanza a un programma di educazione alla dieta mediterranea in senso lato, a partire dalle scuole primarie, da integrare con incontri genitori, figli e insegnanti? Anche se è un nostro patrimonio culturale, va reinsegnata forse. Sì, proprio così. La dieta mediterranea è un grande patrimonio culturale non solo del nostro paese, ma del bacino del Mediterraneo, ma direi dell'umanità, come indicano adesso sempre con più insistenza le agenzie internazionali. Ma va reinsegnato appunto non all'interno di un programma medicalizzante, di semplicemente medico-nutrizionale, perché altrimenti la gente se ne allontanerà sempre di più. Se alcuni medici savonaroliani dicono devi mangiare l'insalata con un cucchiaino da caffè di olio, il risultato è, questo ce lo dicevano dei grandi specialisti internazionali, che la gente non mangerà più la verdura, semplicemente. Mentre appunto, come diceva Elisabetta, la cultura del piacere, che poi fa parte della dieta mediterranea, della civiltà del convivio, è fondamentale. Quindi quello che bisogna insegnare non è la semplice educazione alimentare, ma la cultura del cibo, quindi del valore del cibo, il valore della convivialità, del piacere, del gusto, e tutto questo va fatto a scuola. Nella piramide sociale della dieta mediterranea, che noi abbiamo presentato a Expo Milano del 2015 per conto del Ministero dell'Agricoltura, proponevamo proprio questo. Alla base non c'erano della piramide 7 alimenti, ma 7 elementi, elementi culturali, elementi comportamentali. Uno di questi si chiamava a scuola, dove dicevamo che la dieta mediterranea va insegnata a scuola nei primi anni di età scolare, e va insegnata a tutti indipendentemente dai generi, perché tutti devono cucinare, maschi e femmine, devono impararlo, anche perché le buone tradizioni si conservano anche redistribuendo i compiti familiari, perché oggi che lavorano anche le donne non si può presumere che solo le donne abbiano l'onere di conservare la tradizione, quasi colpevolizzandole se lavorano. Quindi tutto questo è un lavoro formativo, educativo, che va fatto proprio a partire dalla dieta mediterranea come grande risorsa culturale. Grazie mille. E anche Chiara Maria Naso, che è una nostra studentessa, che ora si trova a Miami, e lei è siciliana di origine, ha letto con molto piacere la vostra parte sulla Sicilia, e diceva: essendo un'italiana che vive all'estero, come possiamo esportare questo modello? Come fa lei a mangiare bene e cercare di seguire questo modello di dieta mediterranea anche in un paese come gli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti sono anche molto diversi, no? Per esempio in California si può mangiare molto dieta mediterranea, così anche in Florida, e noi abbiamo mangiato ottima dieta mediterranea a Chicago. A Chicago, sì. Perché c'è una cultura trasversale che sta passando. Ovviamente c'è anche un problema di prezzi talvolta, quindi uno degli elementi più importanti è ricordarsi che la dieta mediterranea è fatta anche di alimenti molto economici. I primi sono i legumi, che noi ci dimentichiamo e che costano niente, e che abbinati alla pasta o a un crostino di pane con un buon olio fanno un piatto straordinario che conserva la salute a lungo. Sì, un piatto unico, un alimento completo, c'è tutto. Assolutamente, quindi il problema molto probabilmente è
anche rimparare a cucinare o non perdere la memoria della cucina, perché quello è fondamentale, e poi guardare nelle altre culture, perché per esempio la cucina messicana, che è molto diffusa negli Stati Uniti, ha dentro moltissimi elementi della dieta mediterranea. Un taco è molto più mediterraneo di un sushi. Certo. Quindi tutto sommato si può diventare più astuti, cioè scoprire che la dieta mediterranea è un grande ideale e che può essere però ritrovato anche nelle altre culture con un grande piacere, perché quando io mangio un piatto vero della tradizione, per esempio messicana, trovo una grande cultura anche lì e quindi mi posso aprire rimanendo mediterraneo. Salve, buongiorno, sono Yasmina Gabbani e sono una studentessa del secondo anno del MICO. E riporterò delle domande dei miei colleghi. La prima domanda è: sono Diego Diomedi e vorrei ringraziare gli ospiti. La carne rossa, come sappiamo, è uno degli alimenti da consumare in maniera limitata. Nei molteplici secoli precedenti al termine della Seconda Guerra Mondiale, la carne rossa è stata sempre un alimento riservato ai ricchi e al centro dei sogni culinari del mondo contadino e più umile. È possibile affermare che la dieta mediterranea sia una corrente nata quasi in maniera involontaria e soprattutto a causa della povertà? Grazie mille. Sì, si può dire questo. Almeno la corrente involontaria, come dice lei e come dicono i suoi colleghi e compagni, è nata anche per effetto della povertà, però non solo per questo, perché sarebbe anche un errore ridurre la dieta mediterranea a dieta povera. In realtà nascita è una sorta di compromesso lungo che si snoda attraverso i secoli fra le esigenze della salute e quelle della tasca, diciamo così, quelle della ricchezza o della povertà. Però non dimentichiamo una cosa, che già dai capisaldi della dieta, dell'etica del mangiare mediterraneo, cioè delle sacre scritture, da San Paolo, le lettere sia ai Romani che ai Corinzi, ci sono cose che riguardano il cibo già da allora e ci ammoniscono molto sui comportamenti alimentari anche attuali. Ci sono dei passi di San Paolo bellissimi dove dice: tutto quello che si trova sui banchi del mercato è buono per i cristiani. Però poi aggiunge che bisogna mangiare quindi di tutto ma poco, con sobrietà, con temperanza, a differenza di quello che per esempio dicono gli altri grandi monoteismi mediterranei, l'ebraismo e l'islam, dove ci sono molti tabù alimentari, molte specie che si possono, animali e vegetali che non si possono mangiare. Il cristianesimo non vieta nessun cibo, però dice di mangiare con temperanza, per due motivi: per un motivo etico e per un motivo dietetico. Per un motivo etico, perché se io mangio troppo è una sorta di aggiotaggio alimentare, quindi tolgo cibo agli altri, mangio a spese altrui. Per un motivo dietetico, perché fa bene, fa male sia al corpo che all'anima. Allora nel cristianesimo delle origini c'è una sorta di ambiguità, di cortocircuito fra corpo e anima, cioè fra la salvezza che riguarda l'anima e la salute che riguarda il corpo. Però lentamente poi questo si precisa, quindi c'è questo compromesso virtuoso che poi è alla base della cucina mediterranea e che ne fa appunto una cucina molto raccomandabile per il benessere individuale, per i buoni rapporti fra noi e gli altri e anche per la salute del pianeta. E in questo senso oggi le agenzie internazionali, FAO, UNESCO, la indicano come OMS, come il regime del futuro, quello in grado di nutrire il pianeta senza depredarne le risorse. Quindi ben venga anche la carne rossa, ma ovviamente in modica quantità, per tanti motivi, per una ragione di etica, bioetica animale e per una ragione di salute. Laura Matucci del terzo anno MICO, che innanzitutto ringrazia per questo intervento molto interessante e pertinente al nostro corso, e ci dice: dal momento che il Mediterraneo copre un'area geografica molto vasta, che copre tantissimi stati diversi tra loro, come Italia ed Egitto, non sarebbe più opportuno parlare di diete mediterranee? Sì, in un certo senso sì.
possiamo usare dieta come se fosse un plurale, diciamo, alla latina, no? Però sicuramente sono diete, sono modi diversi di pensare, però tenuti insieme dallo stesso fil rouge, tant'è vero che i mediterranei poi a tavola si trovano immediatamente, perché la passione per certi piatti, ma soprattutto la passione per il convivio, per il mangiare insieme, continua a ricorrere. I mediterranei non festeggiano niente senza un pranzo, una cena, una condivisione, senza spezzare un pane insieme, senza scambiarsi delle cose, no? Ci sono aree del Mediterraneo dove, se volete, conservano ancora questa idea del piatto al centro del tavolo, no? Che dove tutti mettono le mani, che ovviamente noi abbiamo un po' dimenticato, ma era la prassi, era assolutamente la prassi fino a una cinquantina d'anni fa di tantissimi contesti dove si metteva a tavola una cosa e tutti potevano condividere. Quindi sicuramente sì, si può usare questa espressione. Nulla osta. Tutto sommato, quando i Keys cominciano a parlare di dieta mediterranea, guardate, avevano anche molti dubbi sull'uso di questo termine, perché si rendevano conto che era un po' ambiguo. Per loro comunque non era una la dieta mediterranea, tant'è vero che anche solo in Italia possiamo dire che ce ne sono tante, e quindi benvenga, sì, al plurale. Buonasera, sono Luca Germondari del secondo anno del MIGU. Prendo una domanda di una mia collega del terzo anno, Maria Luz. L'adesione alla dieta mediterranea nella popolazione è scesa notevolmente a partire dal 2007. Dunque, includere questo tipo di dieta, che è uno stile di vita, si può ritenere dispendioso o accessibile a tutti? La disponibilità economica assume un ruolo determinante nelle scelte alimentari. In poche parole, la mia domanda è: quanto costa essere mediterranei? Allora, diciamo che non costa molto. Come diceva anche prima Elisabetta Moro nella sua risposta, è possibile fare una buona dieta mediterranea senza svenarsi, senza spendere troppo. Gli elementi base della dieta mediterranea, gli ingredienti base, sono ingredienti poveri. La pasta non costa molto tuttora, il pomodoro, i legumi, il pesce azzurro, che è il pesce più economico che esista. Allora la questione non è tanto quella della disponibilità economica, ma è la conoscenza, perché molti pensano che la dieta mediterranea sia cara perché non conoscono i prodotti base. E soprattutto non se li preparano, non sanno come prepararli. Preparare un piatto di spaghetti con pomodoro e basilico, che dà un ottimo apporto nutrizionale, è molto economico, ma è molto economico anche dal punto di vista del tempo, perché in un quarto d'ora si può preparare tutto. Però bisogna saperlo, ecco perché è importantissima oggi un'educazione alla cultura mediterranea, perché in realtà è una delle diete più economiche che esistano. E in realtà, se il tasso di mediterraneità nei comportamenti alimentari tende a diminuire, la gente abbandona la dieta mediterranea, non è tanto per l'economia, ma è perché la sua idea di dieta mediterranea non è un'idea corretta, non sa bene che cosa sia e pensa che per comprare certe cose bisogna essere ricchi, ma non è vero. La dieta mediterranea non è branzino, non è aragosta, ma è casomai alici, sardine, pesce azzurro, che in tutta l'Europa mediterranea no, è molto a buon mercato, tanto a buon mercato che in certi paesi del Mediterraneo, dopo il mezzogiorno, passato il mezzogiorno nei mercati, il pesce azzurro si regala perché non è più vendibile. Quindi però bisogna conoscere queste cose, e per conoscere anche i trucchi del mestiere bisogna che se ne facciano carico le agenzie educative, le agenzie formative, la scuola e la famiglia prima di tutte. Bene, allora volevo concludere qui, ringraziarvi molto, consigliare a tutti di leggere il vostro libro, andare per i luoghi della dieta mediterranea, per un viaggio virtuale, al momento sognando, nel momento in cui potremo veramente tornarci e assaggiare tutte le cose di cui parlate, che descrivete. E vi ringrazio moltissimo, spero di vedervi a Perugia quando tornerete in Umbria e sarete ospiti del MIGU se volete passare a trovarci. Grazie. Grazie per l'invito, siamo felici di aver passato questa ora con voi,
buon Mediterraneo a tutti, fate dei bei viaggi di fantasia in questo momento, però poi in fondo il viaggio è anche questo, cominciare a prepararsi prima, iniziando a esplorare le pagine di un libro e poi andando a provare le cose sul terreno. In attesa di rivederci come dice la professoressa così affettuosamente, a Perugia, e casomai sarebbe bello ritrovare le stesse persone che oggi erano collegate con noi, trovarle in presenza. Grazie, grazie a voi. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Buona fortuna a tutti.